chiesto di intervenire il consigliere Abbate, prego, ne ha facoltà. In più occasioni ho ribadito che il Consiglio Comunale, per il sindaco Melucci e per numerosi componenti della Giunta, peraltro oggi assenti, rappresenti quasi un optional, se non addirittura un peso, tra virgolette, nel senso che se abbiamo ribadito la necessità, ho ribadito la necessità della presenza fisica e non solo del sindaco, perché oggi c'erano argomenti all'ordine del giorno importanti, al di là delle giustificazioni, delle pezze a colori che vengono messe, perché quasi sempre il sindaco è assente in consiglio comunale, al di là del fatto se sta bene, sta male, può darsi anche che sia un episodio, se non sta bene oggi, mi dispiace, per carità, però in ogni caso notiamo la costante, la frequente assenza del sindaco. Ma questo è un fatto a parte. L'aspetto che più mi rammarica e mi umilia come consigliere, ma non solo umilia me, ma umilia penso l'assise comunale, il fatto che certe delibere, certe determinazioni da parte dell'amministrazione comunale, certe scelte come in questo caso anche di gemellaggi, di scambi culturali con altre realtà che troverebbero anche il mio favore, però noi consiglieri siamo completamente ignorati, nel senso che queste determinazioni da parte dell'amministrazione comunale noi le apprendiamo ex post, a babbo morto, le apprendiamo dalla stampa. Allora, se io apro il giornale alle 10 del mattino, la persona che l'ha aperto alle 8 mi dice: Abbate, tu sei consigliere comunale, ma sai, l'amministrazione comunale ha fatto un gemellaggio con, ha fatto un gemellaggio con Tirana. E io dico: non ne so niente. Quindi sembra quasi che no, che ci siano due realtà completamente distaccate, due realtà completamente avulse, quella che è l'amministrazione comunale e quello che è il consiglio comunale. Quindi questo è un qualcosa che dovrebbe indignare ogni consigliere comunale, a prescindere dal fatto che sia consigliere di maggioranza o di opposizione, perché noi siamo i rappresentanti del popolo. Ci sono cittadini che legittimamente hanno tributato la loro fiducia nelle nostre persone e noi vogliamo contare, non vogliamo essere qui a fare le statuine. Oltretutto, in questo modo viene a mortificarsi anche il lavoro delle commissioni, perché tu nelle commissioni puoi produrre, e parlo bipartisan come maggioranza e opposizione, io noto che nelle commissioni c'è anche spirito costruttivo, si vuole produrre qualcosa, però se poi questo prodotto non viene valorizzato, non viene considerato, a tal punto che, ripeto, queste scelte dell'amministrazione ci piovono tra capo e collo, così noi apprendiamo dall'esterno quello che è accaduto. Allora io penso che a questo punto, è l'invito che rivolgo al Presidente del Consiglio Comunale, proprio come massimo rappresentante di questa assise, a far sì che l'amministrazione comunale e il sindaco incomincino a considerare il ruolo del Consiglio Comunale, ma non solo a parole, ma nei fatti, perché questa situazione, questo gemellaggio con Tirana, io penso che avrebbe meritato il coinvolgimento di tutti. Ma cosa siamo noi consiglieri? Figli di un Dio minore? Cosa siamo, emarginati a tal punto che a Palazzo di Città si convoca una conferenza stampa con tanto di ambasciatore e i consiglieri comunali di Taranto non sanno nulla? Non sanno nulla? Lo apprendono soltanto dalla stampa? Cioè, a questo punto lo dico come anche componente, no? Sono un giornalista, ora dico così, ma è possibile che i giornalisti debbano sapere prima dei consiglieri quello che un'amministrazione decide? E poi anche questa sceneggiata, perché poi diventa una sceneggiata, dirci: signori, pronunciatevi sulla proposta di gemellaggio, quando è stato già
praticamente fatto tutto e noi ne siamo stati completamente bypassati, esclusi. Questo è l'aspetto che davvero mi rammarica. Ripeto, non lo dico con lo spirito del consigliere di opposizione, non dico questo, lo dico da consigliere comunale, quello spirito che dovrebbe animare ogni consigliere, e di maggioranza e di opposizione, perché sui gemellaggi, sugli scambi culturali, io voterei tranquillamente a favore, perché si tratta di far crescere il territorio. Quindi su questo si sfonda una porta aperta, ma a condizione che veniamo considerati e che non siamo solo un quid pluris, quasi un peso, quasi delle persone che, mi riferisco alla maggioranza, telecomandata dal sindaco, politicamente alza e abbassa la mano in base a quelle che sono i diktat politici del primo cittadino. Ma io, pur essendo, come dire, mentalmente, ideologicamente non favorevole, ma favorevolissimo a ogni tipo di, ripeto, gemellaggio, scambio con qualsiasi realtà mondiale, parlo ovviamente di paesi civili che abbiano rispetto della democrazia, io sarò presente, ma mi asterrò, proprio perché non ho avuto modo di ricevere alcuna indicazione come consigliere da parte dell'amministrazione. È stato umiliante vedere una conferenza stampa in cui noi consiglieri non c'eravamo, quindi io non ho avuto modo di poter apprendere questo percorso, certamente apprezzabile, virtuoso, ma non essendo stato notiziato e coinvolto al riguardo, non come soggetto politico, ma come soggetto istituzionale, come rappresentante di 4.200 cittadini, io ovviamente mi asterrò.